3.000 i posti di lavoro persi in Abruzzo nel secondo trimestre 2024, con un lieve decremento del tasso di occupazione. Il settore più colpito è quello industriale, in particolare il manifatturiero. L'economista Pino Mauro analizza i dati Istat del secondo trimestre 2024, situazione di stallo per l'automotive con il nodo Stellantis. Di contro cresce l'export, soprattutto il farmaceutico. Pino Mauro sarà uno dei relatori della quarta edizione dell'Abruzzo Economy Summit, che si svolgerà il 19 e il 20 settembre prossimi all'Aurum di Pescara, ideato dall'agenzia di comunicazione Mirus e promosso dalla regione Abruzzo. Il calo dell'occupazione deriva dopo una crescita molto forte avvenuta l'anno precedente, dove l'Abruzzo ha registrato il 4,4% in più, quindi oserei dire una fase di assestamento. A questo si aggiunge anche un indebolimento complessivo del ciclo economico che sta avvenendo a livello nazionale, quindi questi fattori incidono moltissimo. Il legame con l'export qual è? È che se noi esaminiamo i dati dell'occupazione, riscontriamo che il settore che registra la maggiore flessione è il settore industriale, soprattutto il settore del manufatturiero. Dall'altro lato, sull'export, abbiamo una crescita trainata dal farmaceutico, circa il 40% in più, però anche qui abbiamo un calo dei mezzi di trasporto del 5,7%, che è appunto appartenente al settore dell'automotive. Ecco, a questo punto credo che occorra una riflessione per vedere come, in un certo senso, venire incontro alle imprese che sono sottoposte a questo processo di transizione, che a mio avviso non può essere a scapito delle imprese, ma occorre un grande progetto a livello europeo per sostenere questo cambiamento, che è ambizioso e giusto, dell'elettrico, ma al tempo stesso non può danneggiare le imprese caricandole di investimenti che sono abbastanza forti. Si parlerà naturalmente anche di questo nella quarta edizione dell'Abruzzo Economy Summit, un appuntamento ormai consolidato che rappresenta un'occasione fondamentale per discutere il futuro economico della nostra regione, ha detto il presidente Marco Marsiglio. Beh, avremo, come anche nelle altre edizioni, presenze prestigiose, ministri della Repubblica, presidenti, amministratori delegati di importanti aziende pubbliche, private, statali e non, giornalisti di fama nazionale e internazionale. Questo è la dimostrazione di come l'Abruzzo stia diventando in questi anni una regione sempre più centrale, sempre più importante, sempre più considerata nello scenario geopolitico nazionale. Parliamo di economia in particolare, dobbiamo affrontare una nuova stagione, una stagione complessa, una stagione che si annuncia densa di nubi su alcuni settori industriali, in particolare quello dell'automotive. La presenza dei ministri Crosetto e Urso su questo tema sarà molto importante per appunto delineare anche l'azione che il governo nazionale sta facendo sia nella politica interna sia nel rapporto con l'Europa, perché gran parte delle preoccupazioni della crisi che sta cominciando a colpire seriamente il mondo dell'automobile deriva da scelte che sono state fatte in Europa inseguendo le politiche di sinistra e ambientaliste estreme, che hanno prodotto e stanno producendo, come noi avevamo purtroppo largamente previsto, uno shock industriale che rischia di tradursi anche in pesanti ripercussioni occupazionali. Quindi siamo ancora in tempo per correggere la rotta. Sta nascendo la nuova Commissione e un nuovo mandato, una nuova legislatura europea. Qualche equilibrio in Europa è cambiato e noi lavoreremo insieme al governo nazionale per fare in modo che queste cose possano cambiare. Cominceremo presto, perché fra poche settimane io sarò a Bruxelles come relatore del parere sulla transizione giusta, e in questo parere per la prima volta una istituzione europea, quale è il Comitato delle Regioni Europee, proporrà appunto delle riflessioni critiche e delle correzioni di rotta rispetto alla scelta che è stata fatta fino ad oggi, proprio per permettere all'industria automobilistica di poter fare una transizione verso l'abbandono dei combustibili fossili, ma che sia compatibile
con i tempi e con il contesto sociale e con le materie prime di cui, e le tecnologie di cui l'Italia e l'Europa dispongono. Saranno 2 giorni, immagino, ricca di iniziative. Erano 2 giorni molto intensa di interventi, sia di interventi singoli che di momenti di confronto seminariale con di tavole rotonde con più ospiti. Noi ci attendiamo appunto una grande attenzione anche da parte della stampa nazionale per gli interventi che si succederanno e siamo anche molto orgogliosi del fatto che questo evento si consolidi, ha sempre maggiore attenzione da parte del mondo del privato che chiede di partecipare e sponsorizza parte dell'intervento. La Regione Abruzzo contribuisce per una sola parte a questo evento, ma è anche un'occasione per la Regione Abruzzo di confrontarsi con il mondo dell'economia e dell'industria per capire e confrontarsi su quali sono le necessità e le azioni che dobbiamo mettere in campo. L'assessore regionale al lavoro Tiziana Magnacca anticipa alcuni degli argomenti che saranno trattati nella 2 giorni all'Aurum. Rete 8 e il centro saranno media partner dell'evento. È diventata un'occasione straordinaria che Regione Abruzzo ha di non solo confrontarsi con nomi importanti nel campo economico sia di livello nazionale ma anche internazionale. È un momento di riflessione su quello che è lo stato dell'arte dell'economia nazionale, in particolare di quella abruzzese, e come è noto al momento dell'analisi poi deve seguire il momento dell'individuazione delle linee di soluzione delle questioni che vengono individuate come le più impellenti da decidere. Quindi è un'occasione per noi che rappresentiamo lo stakeholder decisionale di Regione Abruzzo di capire se consolidare alcune politiche, se cambiarle, se innovarle, proprio alla luce di questo momento di analisi e di riflessione sul nostro tessuto produttivo. Le tematiche sono tematiche di grandissima attualità che attengono sicuramente al grande momento di trasformazione industriale che non solo l'Abruzzo ma l'Europa sta vivendo e rispetto al quale questa regione vuole porsi come regione di riferimento. Non è un caso che ieri abbiamo partecipato dal ruolo di coprotagonisti agli stati generali sulla space economy che rappresentano davvero la nuova frontiera dello sviluppo economico del futuro che in realtà è già presente, una grande opportunità non solo per le aziende, le start-up, per le aziende nuove che compariranno sul mercato abruzzese, ma anche una grande opportunità per quelle aziende dell'automotive che si sono contraddistinte per una grande capacità di innovazione nelle loro produzioni nel tempo e che oggi potremo mettere a disposizione in questo momento di stagnazione del mercato automotive, lo potremo mettere a disposizione della space economy. Quindi questo momento è un momento per ribadire la volontà ferma e decisa dell'Abruzzo di continuare su questo percorso di diventare punto di riferimento di sostenibilità, di innovazione, come regione che intende sostenere gli sviluppi e le grandi potenzialità dell'intelligenza artificiale proprio per traghettare le nostre aziende, il nostro tessuto economico e sociale attraverso questo momento difficile che porterà sicuramente alla quarta rivoluzione industriale in Regione Abruzzo. Michele Russo, ideatore di questo format, nuova edizione che torna, un format di successo, fortunato, quali novità per quest'anno? Ma in realtà più che novità si tratta di una riconferma e semmai di uno sviluppo di questo format che abbiamo voluto proporre già da 4 anni, questa è la 4ª edizione, quindi già questo conferma un po' la validità dell'iniziativa e abbiamo la conferma della partecipazione di personaggi di livello nazionale sia delle istituzioni che del mondo dell'economia, dell'impresa e della finanza. Abbiamo un paio di ministri che hanno già confermato, una serie di sottosegretari, presidenti delle più grandi aziende pubbliche e private in Italia e avere qui da noi a Pescara ripetutamente per 4 anni consecutivi questi personaggi che vengono a portare una visione di livello nazionale e internazionale con anche le ricadute sul livello territoriale, credo che sia una cosa importante per la regione e per coloro che vi partecipano. Si fa un po' il punto della situazione, soprattutto all'imminente, per esempio, transizione
ecologica o comunque altri temi importanti e scottanti di attualità. Esattamente, infatti ci sono dei panel proprio specifici, uno per esempio dedicato all'energia che parlerà esattamente di questi temi. C'è ovviamente, come ormai in tutti i convegni più attuali, l'introduzione del tema dell'intelligenza artificiale che ormai fa parte, diciamo, di ogni nostra attività, e quindi ovviamente in questi momenti di grandissimi cambiamenti in Europa e nel mondo io credo che riflessioni di questo tipo siano utili a tutti. Sindaco, l'Aurum, luogo simbolo possiamo dire di Pescara, si apprezzerà ovviamente, come sappiamo tutti, a ospitare il G7, ma non sarà solo l'Aurum. Intanto il 19 e il 20 settembre prossimi tornerà la quarta edizione di Abruzzo Economy Summit, Stati Generali dell'Economia, l'Abruzzo e Pescara al centro di questi argomenti. Abbiamo concluso da poco all'Aurum il Festival di Annunziano, la settimana prossima avremo l'Economy Summit dove verranno personaggi di livello internazionale che muovono l'economia del mondo, ci prepariamo al G7, l'Aurum è il punto di riferimento di tantissime iniziative che fanno crescere la nostra città, siamo molto contenti, l'anno scorso l'Aurum è stato protagonista di 800 manifestazioni, quest'anno andiamo ancora meglio, ma quest'anno abbiamo un livello altissimo di appuntamenti, lo vediamo con l'impegno costante. Credo che tutte queste iniziative portino molta economia alla nostra città, proseguiamo su questa strada perché Pescara è una città di servizi al centro dell'Italia in una posizione invidiabile e lo vediamo perché tutti vogliono arrivare a Pescara a fare manifestazioni. Non peraltro sarà crocevia questa manifestazione di esponenti politici, sappiamo insomma dei due ministri Urso e Crosetto, ma non solo, ci saranno poi i vari AD delle varie imprese, esponenti di grido di vari settori intervistati da giornalisti molto noti, insomma anche in questo caso Pescara diventa capitale dell'economia stavolta. Sì, e la cosa positiva è che la manifestazione è molto poliedrica perché c'è la politica, c'è il giornalismo, c'è l'economia e il dibattito è un dibattito esteso dove si confrontano settori della nazione italiana e quindi si cresce in questo modo, noi siamo molto contenti, veramente Pescara oggi ha un faro acceso da parte di tutti quanti perché le iniziative sono di livello altissimo.